Salve gente, sono Mandelcube e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Nightmare Realm. L'obiettivo di oggi è andare in Forest Man, la zona con gli alberi e gli Enderman, e procurarci un buon numero di Enderpearl per prendere quella lana che non abbiamo potuto recuperare nello scorso episodio. Ho, già che c'ero, ho raccolto un po' di ferro, ho portato un po' tutto alla zona di spawn. E quindi, ragnetti, mi preparo a esplorare meglio questa zona e trovare soprattutto quell'albero di Glowstone che l'altra volta non abbiamo visitato perché ci stavano uccidendo. Che fine ha fatto lo scheletrello? Mostri da tutte le parti. Eppure è un po' illuminato, non capisco come facciano a spawnare così. Ah, perché ho illuminato il fiocco. Ok. Avendo illuminato il fiocco è più facile che i mostri spawnino qui. Ok, grazie scheletro. Continuo a sentire ragnetti, vorrei solo capire se sono ragnetti o ragni. La differenza è abbastanza abissale. Perfetto, spawner di Enderman. Ma perfetto. Era così che volevamo fare, no? Ah, dovrò illuminare bene tutto. Ogni tanto scarto in automatico le ossa e le frecce a causa delle splay dove ne ho milioni. È una cosa che devo assolutamente smettere di fare perché qui invece il valore è immenso. Ah, siamo vicino al void, non si vede un cavolo. Ciao Creeper. E anche scheletro, ho sentito uno scheletro. Eccolo qui. Ah, senza neanche vederlo lo devo colpire. Allora, qui c'è un'allegra montagnola. Lì c'è un albero immenso, che però penso sia quello da cui siamo arrivati prima. Perché qui è così tutto bellino? Mi fido ben poco, signore, mi fido ben poco. Probabilmente questa parte sarà più esplorativa che altro. A meno che non guardi per sbaglio un Enderman, allora sarà una parte di morte. Siamo a 8, giusto? Se ho contato bene. Ditemi anche voi. Qui sotto. Ah, spawner di Enderman. Zombie. Altro spawner di Enderman. Ragnetto. Ok. No, per chi di voi l'ha già visto sa cosa sto per chiedere. Gli altri, per favore mi dicano. Quanti cavolo di creeper sono? Questi sono ragni normali. Ok. Finché sono normali è una cavolata uccidere. Un altro discorso è se ci sono dei creeper che li aiutano. Credo che. Non sto rigenerando la vita. Ok.
macchiato. Poi cercherò un albero bello. E penserò. Oh merda. No, 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 no. Ok, vieni. Ok, ora mi fate rigenerare. Ho attirato tutti gli zombie del vicinato. Per fortuna da questo buco sono pressoché invulnerabile. Pressoché. Non capisco se c'è ancora l'Enderman incavolato di prima, se ha fatto rumori per sbaglio. Io non lo vedo, sinceramente. La vita è quasi piena, comincio a allontanarmi. Terra che diventerà coltivazioni. Questi alberi enormi? No, credo siano solo alberi enormi. Voglio andare in quella direzione. Lo so, l'ho visto anch'io il ragno. Merda. Lo scheletro mi preoccupa di più. Ok. Continuo a mettere troppe torce. Poi le finisco e sono nella cacca, diciamo cacca. Ok. È all'armatura. Non avesse l'armatura ci andrei di potenza, ma. E non mi danno neanche. Cioè, hanno l'armatura. Mi potrebbero almeno dare qualcosa, invece no. Ok. Sulla destra in fondo. Cos'è quella cosa? Cibo. Ragnetto che ora. Oh, stavo per sparargli e ho sprecato una freccia. Perché in questa zona non c'è neanche un mob? Luce. Ah, ma allora me l'ha dato un pezzo d'armatura prima. Oh, avete visto che ho l'elmo nell'inventario? Aia. Ok. Aveva l'artrite, poveretto. Questo, signori, è un dungeon. E questo era un creeper. No! Non ne sapremo mai il nome. Ah no, forse era un avviso. Disas veri retrofili, the triber di Rama. No! Come faccio? L'unico modo, signori, è tornerò. Aprirò la mappa di nuovo da zero e ho. Mi metterò in creative e verrò a vedere il nome perché non ha comunque senso che non sappiamo il nome di sto posto. È sicuramente un dungeon perché c'era il mattone. Entra. Ok. No, vi giuro, mi dispiace tanto.
Però nel prossimo episodio saprò sicuramente come si chiama sto oggetto. Allora, una spada di ferro, questo lo accetto volentieri, e anche le frecce. Posiamo anche la cosa che per ora non uso. I blocchi li tengo, e quest'arco mezzo scassato dubito che servirà. Direi che possiamo cominciare ad esplorare questo magico posto senza nome. Ve l'ho detto, l'unica cosa che posso fare è tornarci in creative. Ok. A Vex piacciono molto sti tunnel perché si possono mettere una quantità di spawner pressoché infinita. Perché no? Non c'è ancora un cavolo? Sbagliato a mettere. E adesso c'è l'invasione. Proviamo ad andare avanti. Pure la nebbia del Void, quindi non si vede un cavolo. Tu come sei arrivato? Ah, ci sarà un punto che non ho illuminato bene, eccetera. Ho visto lo spawner, guardatemi. Ok. Questo era di scheletri. Di qua. Perfetto, proviamo ad andare ancora avanti. Qui c'è qualcosa di strano, tutto terra. Oh! Mi sa che ho fatto una cazzata, signore. Ok, rigeneriamo la vita. Questi intanto si scannano. Serve neanche che li ammazzo io, si scannano fra di loro. Ok, sistema di difesa contro i ragni. E andiamo a vedere dal fianco che cosa c'è qui. Perché si suicida. Torce. Perfetto. Ma quanti cavolo sono? Signori, io continuo a esplorare un po'. Magari trovo qualcosa da qualche altra parte. Intanto li despawnano perché son tanti. Concedetemi almeno che i mob sono tanti. Ok, stanza chiusa. Comincio intanto a illuminare tutto. Come farà Mandelcube a passare? Non mi ero neanche accorto che si stava consumando. Cavolo.
No, sbagliato blocco. Decisamente sbagliato. Qui mi vogliono fregare. Non capisco perché quel ragno non mi vuole uccidere. Merda, 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 merda. Da dove sono venuti questi? Troppi. Decisamente troppi. Contando di notte che non vedo a un metro davanti a me. Ok, dire che sono al sicuro è una bestemmia, però proviamoci comunque. Milioni. Vabbè, ma gli zombie mi trovano comunque. Ok. Mi sento solo più sicuro se faccio così. Ah, scheletro. Ormai sono dei mitra, quindi non me la sento neanche di affrontarli così. Perfetto. Ok. Di qua non c'è un cavolo. Di qua c'è una congregazione di ragni non indifferente. Perfetto. Ecco qui, ora vi ammassate tutti e vi fate uccidere da Brad. Come farò? Ah, ok, ce l'hanno fatta a capire che possono passare da sotto. Bravi, piccoli. Ok. Speravo non ci arrivassero, se devo essere sincero. Signori, si va. Perfetto. Ah, era solo una fanbox così. Per chi non lo sapesse, la fanbox è quando Vex mette 200 spawner in questo modo. Sì, un attimo. T'ho visto. Ok. Cosa mi è rimasto quindi da fare? Quella stanza che non volevo fare, giusto? Io speravo ci fosse altro in sto posto, ma va bene così, no? Ok. Possiamo proseguire. Ah no, è vero, c'è ancora questo. Un po' deludente sto tunnel. Ok. Ah, che sto... Perché gli sto dando delle frecce? Ok. Gli zombie arriveranno perché hanno il GPS ora. Ah, allora la spada non si stava consumando, semplicemente le consumo io a una velocità mostruosa. Ok. Ora andiamo avanti di qua.
sono molto d'accordo questi, che io sopravviva. Ok, ho capito, ho capito. Il muro è qui. Muori, muori, muori. Muori! Ok. Non è una cattiva idea neanche fare. Ah, stupido scheletro. Perché non posso posare? Ah, ok. Perfetto. No, perfetto. Ok. Perfetto. E perfetto. Non mi ricordo più, qui c'è il muro, giusto? Sì. Allora direi che passo di qua. Ok, io me ne sono accorto io di aver fatto una troiata abominevole. No, ti levi. Ok. Ok, di mostri ce ne sono un bel po'. D'altronde c'è un'altra fanbox lì. Anzi no, guardate, non voglio barare neanche quel metodo. Lo chiameremo il dungeon senza nome. E se volete dirmelo nei commenti come si chiama, ma vi avverto che lo continuerò a chiamare il dungeon senza nome, perché i creeper non vogliono che sappia come si chiama. Non vedo un cavolo! Ok. Ah, vattene! Perché non... Oh, c'è uno scheletrino. No. Ok, ok. Pian piano ci arriviamo, si arriva dappertutto, pian piano. Oh, la lascia, caracca. No. Pian piano si va a... Pian piano. No. Come siete arrivati? Oh, mi hanno sfondato il muro dietro! No. Merda, 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 merda. Ok. Ora sono in trappola. Perfetto, quindi l'unico modo che ho... di andarmene da qui... e scavare la mia libertà. Ho detto scavare la mia libertà. Tu ti levi. Mangio. Se non muoio. Ok, scheletri eliminati. Per modo di dire, ce ne sono ancora 4.736.000. Pensavo di aver visto un creeper con un osso. E dopo il creeper con nulla di vita, ecco voi, il creeper con 50 milioni di vita. Ok. Non è di qua che si può passare. Troppi creeper. Mm.
Qua ci sono decisamente troppi mostri per i miei gusti. No. E sono in trappola anche. Oh, facciamo così. Ah, barbecue. Spada andata, diavolo. Oh, niente da fare, continuano a essere migliori. Tu perché ti sei spento? No, no, qui. Oh, sono abbastanza in trappola. Come farò a uscire da qui? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!